La giornata. Cosa c'è da sapere? Si svolgeranno domani alle 15 in Duomo a Milano i funerali di Silvio Berlusconi, che ora si fa a gara per celebrare, ma che ha diviso un paese per 30 anni, vincendo alla fine, perché lo ha plasmato a sua immagine e somiglianza. È martedì 13 giugno, io sono Laura Pertici e questa è la giornata di Repubblica. Un saluto affettuoso a tutti. Io sono ancora purtroppo a San Raffaele, ma per voi ho messo anche questa mattina giacca e camicia. Era un mese fa, Silvio Berlusconi, dopo il videomessaggio inviato tra tante polemiche e stupore alla convention di Forza Italia, il viso tirato, terreo, nonostante il fardo sulle gote, era tornato per un'ultima volta a parlare dall'ospedale San Raffaele, dove era rimasto 45 giorni di fila. Invitava gli italiani ad andare a votare. Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni. E sono stati esattamente quel coraggio, quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d'Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione, nel mondo dell'impresa. Ieri alle 9.30 si è spento Berlusconi, a 86 anni, sempre al San Raffaele, dove era stato costretto a tornare lo scorso venerdì. I valori impazziti, era malato di leucemia. La notizia però arriva un'ora dopo. Le voci in suo ricordo ed omaggio si levano subito. Renzi, il primo, e poi in ordine Lollobrigida, Calenda, Salvini, Prodi, Miciche, Bossi, Dell'Utri, Schlein, Meloni, Mattarella, il Papa. E poi non ha più senso elencarle perché diventano planetarie, scorrono come in un fiume. Almeno non ha più senso sino a quando Silvio non lo ricorda Vladimir Putin. Era un grande amico della nostra nazione e ha fatto molto per costruire buoni rapporti commerciali tra la Russia e i paesi europei. Era un uomo originale perché era molto sincero ed aperto. Ha avuto un privilegio, di solito precluso ai politici del suo calibro. Diceva sempre quello che pensava. La sua morte è una notizia molto triste. Questa è una perdita enorme, non solo per l'Italia, ma per la politica globale. La salma di Silvio Berlusconi si trova ad Arcore, Villa San Martino, ma alla camera ardente sono ammessi solo i familiari più stretti. I funerali sono fissati per domani alle 15 nel Duomo di Milano. Cerimonia a porte chiuse con maxi schermi sulla piazza. Le telecamere di Rai e Mediaset forniranno il segnale a siti e altre TV. Presiede l'arcivescovo metropolita di Milano, Monsignor Mario Delpini. Sono funerali di Stato. È una giornata di lutto nazionale. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Come molti, ho pensato che non avrei mai dovuto commentare la scomparsa di Berlusconi, perché anche io, come molti, pensavamo che Berlusconi, se non immortale, lo era quasi. Invece ci troviamo a doverlo ricordare. Ricordiamo un protagonista assoluto della storia italiana, è un uomo che ha stravolto le vecchie regole in tutto e per tutto, nella comunicazione, nella televisione, nella diplomazia, nello sport, nell'urbanistica e, viva Dio, nella politica. Con lui è iniziato il bipolarismo che prima non c'era. Ora, qual è l'eredità che lascia un uomo che ha cambiato il corso della storia in Italia, diventando il primo populista della Seconda Repubblica e determinando un bipolarismo andato ben oltre la politica? Cavaliere e caimano, magnate barzellettiere, presidente del Consiglio e del Pallone, illuminato e oscurantista, uomo di successi e di processi, statista e bunga bunga, è stato e sarà idolatrato e odiato. Comunque la vediate, se siamo come siamo, in gran parte è a causa sua. Dipende dalla subcultura che ha creato, soprattutto attraverso la TV. Ora passeremo mesi a cercare di capire cosa ne sarà di Forza Italia, se vincerà l'ala Meloni fascina, moglie che va scritta tra virgolette, un altro capolavoro del berlusconismo doc. Come combatterà Matteo Salvini? Quante fiche puntare sull'asse conservatori e popolari da qui alle europee?
trofee tra un anno appena e tutti i suoi eredi passeranno anni a dividersi o contendersi, si dice, 4 miliardi almeno e aziende, proprietà, Mediaset prima della lista. Un'era è finita, questo è chiaro, ma non è detto che la prossima sia tutt'altra storia. Forse proprio questo piacerebbe a Silvio Berlusconi, essere così unico, ma così tanto simile agli italiani, o gli italiani nella gran parte aver avuto così tanta voglia di essere come lui, che alla fine sopravviverà. La giornata è una produzione di Repubblica. Sigla e musiche, Indie Hub Studio.